Buongiorno. Allora, oggi ulteriore lezione, si parla brevemente di questo libro, Fiesta, di Ernest Hemingway, un libro del 1926. Lo abbiamo letto durante quest'anno scolastico, sempre nell'ambito del nostro percorso sulle trasformazioni nell'ambito del genere romanzo in Europa e in Italia tra fine 800 e primi del 900. Ernest Hemingway, scusate, è un personaggio, è uno scrittore famosissimo, ed è anche un personaggio particolare perché egli ha scritto questo libro, che non aveva ancora 30 anni. È un uomo che nasce alla fine dell'Ottocento a Chicago da una famiglia benestante, una famiglia alto-borghese. Promette bene sin da ragazzino, non vuole continuare gli studi. È un uomo che è inquieto, che ha un fortissimo desiderio, un fortissimo vitalismo, una forte voglia di vivere, di conoscere la vita pienamente. Ha avuto una vita molto singolare, si è sposato 4 volte, ma soprattutto ha deciso allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando aveva appena iniziato la sua strada nel giornalismo, cercava di collaborare con alcuni giornali locali, decide di partire per l'Europa arruolandosi nell'esercito statunitense, a causa di un piccolo difetto di vista, se non mi ricordo male, viene arruolato in seconda fila, cioè non va al fronte, ma viene arruolato nelle truppe di supporto, guida le ambulanze, dà aiuto alla popolazione locale, angheriata, dalla guerra e così via. Questo suo arruolarsi gli consente di girare per l'Europa, appunto negli anni della guerra. Fa lunghe permanenze in Italia, dove vive anche presso il fronte a Gorizia, e poi si reca in Spagna, in Francia. Insomma, acquisisce una notevole conoscenza dell'Europa di quegli anni. Addirittura una curiosità: durante gli anni immediatamente successivi alla guerra, intervista Mussolini. Quindi vedete un personaggio, una persona che entra in contatto diretto con la storia. I suoi libri ne sono fortemente influenzati. Fiesta, Il sole sorge ancora, il sottotitolo di questo romanzo, che è un sottotitolo molto importante, racconta la vita di molti giovani statunitensi dopo la seconda, e anche di altri paesi d'Europa dopo la Prima Guerra Mondiale. Una generazione di giovani che sostanzialmente ha vissuto come sospesa durante la Prima Guerra Mondiale, ha riniziato a vivere subito dopo diciamo una seconda giovinezza, ha iniziato a sperimentare la giovinezza in un momento in cui però tutto era cambiato, il mondo era stato completamente stravolto nel giro di 5 anni. Quei giovani di belle speranze si ritrovano all'improvviso a tentare di vivere una vita normale, ma in realtà di normale non c'era più niente, perché questi giovani avevano vissuto delle esperienze devastanti e il mondo era cambiato per sempre. In Fiesta si riporta questa sensazione. Di che cosa tratta il libro? Racconta la storia di un gruppo di ragazzi molto giovani che subito dopo la Prima Guerra Mondiale, negli anni 20, si ritrova a Parigi. E vive una vita di spreco dell'esistenza, perché questi giovani sostanzialmente è come se fossero affamati e assetati di vita e passano le loro giornate a vivere senza un futuro, senza un'idea di futuro, nei bistrò, nei bar parigini, a bere e a intessere relazioni che sono però evanescenti. Non riescono ad essere relazioni realmente profonde. I protagonisti sono tutti
devastati da quanto è successo nel corpo, come Jake, che ha una mutilazione che gli impedisce, dovuta alla guerra, che gli impedisce di vivere una vita sessuale normale, sino a Brett, la giovane donna americana, statunitense, ricca e alla moda, coi capelli corti, che vive una sessualità libera e spregiudicata, cercando di essere fuori dagli schemi, ma senza trovare alla fine una vera felicità, un vero senso alla propria vita. È un libro molto molto interessante, soprattutto nella parte in cui il gruppo si reca in Spagna per assistere a una corrida a Pamplona e per vivere le grandi emozioni di questo avvenimento spagnolo, ma sostanzialmente non cambia niente. Nel momento in cui si esaurisce la scintilla della vitalità vissuta durante la corrida, il mondo inizia a scorrere nella stessa maniera. Vediamo che cosa c'è di estremamente interessante sul piano tecnico. Ho fatto la foto di una pagina, non è perfetta, ma per questo uso così esplicativo, banalmente esplicativo, ci possiamo accontentare. Poi quando arriverete all'esame vi troverete evidentemente una foto migliore, di qualità migliore. Ok? Non ho avuto il tempo materiale di farla. Ok, ecco qua una pagina. Questa è la pagina 224 della mia edizione, è l'edizione Mondadori, e l'incontro tra Jake e Brett. Jake e Brett sono, Jake è il protagonista maschile e Brett è la giovane flapper altolocata. I due si rincontrano, lei, come dice, ha 34 anni, che è un'età elevata per una donna a quel tempo, si incontrano in un albergo e discorrono. Vorrei leggervi alcune parti per poi riflettere su ciò che fa il narratore, su ciò che fa l'autore. Bene, sai, avrei vissuto con lui se non avessi capito che gli facevo male. Andavamo magnificamente d'accordo, a parte il tuo aspetto personale. Oh, a quello si sarebbe abituato, spense la sigaretta. Ho 34 anni, sai, non voglio diventare una di quelle tardone che rovinano i ragazzini. No, non voglio diventare così, mi sento piuttosto bene, sai, mi sento molto su. Bene, distolse lo sguardo, pensai che stesse cercando un'altra sigaretta, poi vidi che piangeva, la sentivo piangere, tremare e piangere. Non alzò il capo, la presi tra le braccia. Non parliamone più, ti prego, non parliamone mai più. Cara Brett, tornerò da Mike. Tenendola stretta la sentivo piangere. Così gentile, così orribile, è proprio il mio tipo. Non voleva alzare il capo, le accarezzai i capelli. La sentivo tremare. Non diventerò una di quelle tardone, disse. Ma, oh Jake, ti prego, non parliamone mai più. Lasciammo l'hotel Montana. La donna che lo gestiva non mi permise di pagare il conto, era già stato regolato. Oh, beh, disse Brett, lasciamo perdere, non ha più importanza. Andammo in taxi al Palace Hotel, lasciammo i bagagli, prenotammo due cuccette sul Sud Express della notte ed entrammo nel bar dell'albergo per prendere un cocktail. Sedemmo sugli alti sgabelli del bar mentre il barista agitava i martini in un grosso shaker nichelato. È strano, ma nei bar di un grande albergo c'è sempre questa meravigliosa cortesia, dissi. Baristi e fantini sono ormai le sole persone gentili al mondo. Per quanto possa essere volgare un albergo, il bar è sempre piacevole. È strano, i baristi sono sempre stati simpatici. Sai, disse Brett, è proprio vero. Lui ha solo 19 anni, non è incredibile? Toccammo i bicchieri quando erano ancora l'uno accanto all'altro sul banco, erano imperlati di ghiaccio. Oltre la tenda della vetrina c'era l'afa estiva di Madrid. Vorrei un'oliva nel martini, disse al barista. Ha ragione, signore, eccola. Grazie, avrei dovuto proporgliela io.
Il barista si allontanò quanto bastava per non udire la conversazione. Brett aveva sorseggiato il martini lasciandolo dov'era sul banco. Poi lo prese. La sua mano, dopo quel primo sorso, era abbastanza ferma per sollevarlo. È buono. Non è piacevole questo bar. Sono tutti piacevoli i bar. Sai, all'inizio non ci credevo. È nato nel 1905. Io allora andavo a scuola a Parigi. Pensa. Che cosa vuoi che pensi? Non fare lo stupido. Offriresti da bere a una signora? Prendiamo altri due martini. Come quelli di prima, signore. Erano ottimi. Brett gli sorrise. Grazie, signora. Beh, cin cin, cin cin. Sai, disse, prima era stato soltanto con due donne, non si era mai interessato ad altro che alle corride. Ha ancora tutto il suo tempo. Scusate, ha ancora tutto il tempo. Non so, lui pensa che dipendesse da me, non dalla cosa in generale. Beh, dipendeva da te. Sì, dipendeva da me. Credevo non volessi più parlarne. Come posso evitarlo? Perderai tutto se ne parli. Allora, magari voi quando avete letto il romanzo non ci avete riflettuto più di tanto, ma questo libro è un libro antinarrativo in senso tradizionale. Non è chiaro chi sia il narratore, perché ci sono pochissimi tocchi in cui si descrive la scena. È evidente che il narratore è Jake, formalmente Jake, che presenta il suo incontro con Brett e il loro trascorrere del tempo in un bar di un hotel di Madrid, ma in realtà il fatto più interessante è che c'è uno dei primi tentativi di narratore esterno in questo passo. Che cos'è il narratore esterno? Come vedete qua non c'è, c'è il tentativo di sostituire l'intervento del narratore la scena. Perché ci sono dei dialoghi ininfluenti? C'è il dialogo tra il barista e la signora sull'oliva che è assolutamente ininfluente. In un romanzo ottocentesco questo dialogo non sarebbe mai entrato se non avesse avuto se il barista non avesse avuto un ruolo importante nella vicenda, un ruolo poi di aiutante, di gancio per il procedere di un'azione. Invece qua la scena si fa da sola attraverso i dialoghi dei suoi protagonisti. È come se fosse una rappresentazione su un palco. Il lettore si trova di fronte a tutti gli elementi della scena e il commento è praticamente inesistente, ma non è un'eclissi dell'autore come quella che abbiamo visto nel romanzo di Verga. Qua c'è altro, c'è una storia che si dipana da sola attraverso le parole che dicono i protagonisti. E allora il lettore come fa a cogliere il significato? Questo è un fatto assai importante. La banalità delle cose che gli uomini fanno, delle azioni che gli uomini compiono nei minuti che scorrono della loro vita, qua è messa in scena. Qua abbiamo le parole ininfluenti al fine, apparentemente ininfluenti, del barista che parla con la signora, del dialogo tra due persone, ma in realtà niente è ininfluente, perché a chiunque si approcci a questo testo appare chiaro che Brett e Jake in realtà non comunicano in nessun modo. La comunicazione che c'è tra i protagonisti della scena e il barista ha esattamente la stessa rilevanza della comunicazione che c'è tra Brett e Jake, perché Jake parla con Brett, Brett parla con Jake, ma ognuno parla di se stesso. Brett continua a parlare del suo nuovo amore, Jake continua a parlare di se stesso. I due non possono comunicare perché sono entrambi immersi in una situazione di
estrema solitudine. È la situazione che vivono queste persone dopo avvenimenti di tanta rilevanza, queste persone che cercano di vivere una vita al massimo per non pensare alla tragedia che ha travolto le loro vite. E in realtà questo modo di rappresentare la scena mostra che niente è più importante, perché questa scena rappresenta la banalità dell'esistenza. Con questo utilizzo della narrazione fatta solo attraverso i dialoghi, si ha proprio una rappresentazione della banalità, perché come vi ho detto quando parlavamo della reticenza di Manzoni, che col togliere aggiunge drammaticità, qua col mettere tutto in scena si banalizza il significato di quelle vite, e allo stesso tempo quella banalizzazione rende quelle vite tragiche. Un'innovazione molto interessante che Hemingway elabora a partire dal suo lavoro giornalistico, perché lui sin da ragazzino si abitua a uno stile asciutto, scarno, oggettivo, objective writing si chiama, questa scelta stilistica che è tipica di tanto giornalismo anglosassone e soprattutto di tanto giornalismo anglosassone di quel tempo. Lui fa una scelta che è di scarnificazione del testo e di allontanamento del narratore tradizionale dal testo. È una scelta molto importante perché porta verso lo sviluppo della narrativa statunitense del pieno Novecento, che segue questa strada in gran parte. Ok, ho finito.